Allora, su, allora, l'85% dei fiori, se non di più, viene, vengono importati tutti dall'estero e tante volte i fiori sono altamente, anche solo il viaggio aereo, insostenibili. Oppure la questione delle rose acquistate, ci sono molti articoli e anche documentari che vengono coltivati in Kenya, in tanti... tanti produttori che usano dei prodotti che non sono nemmeno legali qua in Europa. E quindi avere questa coltivazione completamente sostenibile, stagionale soprattutto, abbiamo visto che funziona, la gente si avvicina molto a questo mondo, è molto attenta. E noi per portare avanti comunque un progetto di sostenibilità e riuscire a lavorare per quasi tutto l'anno, stiamo anche continuando a delle colture totalmente diverse che non siano fiori ma siano ortaggi come il cavolo ornamentale. E per lo più in questo momento di grossa problematica idrica stiamo valutando anche tante tipologie e varietà di fiori che hanno bisogno veramente di poca acqua e che abbiano comunque una resa efficace. Fantastico. Abbiamo